Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono a Liverpool Street e vado a fare un giretto per negozi. Eccomi qui, sto andando verso Italy, che è un grande magazzino italiano, insomma, vendono cosine italiane, cose a mangerecce, come fosse insomma un grande supermarket. Ecco qua, questa è la parte dei dolciumi. Io mi dirigo verso i panettoni perché sono in missione per comprare il panettone. E qui intanto ci sono i formaggi, ce ne sono veramente tanti, ci sono i salumi, c'è la pasta, ci sono i biscotti, insomma trovate un po' di tutto, però devo dire che i prezzi sono alti. Diciamo che alcune di queste cose le possiamo trovare in altri negozi a prezzi più concorrenziali, però c'è tutto, quindi merita un giro questo negozio. Vi faccio vedere un po'. Per esempio, un pezzettino di pizza costa sui 9 pound, insomma, secondo me è un po' troppo, è uno spritz 10, quindi non vi consiglio di mangiare qua. Torniamo in strada, adesso siamo dalle parti di Mayfair e sto andando da Marchesi, la pasticceria, per comprare il panettone. Purtroppo ho fatto la fila, sono entrata, ma i panettoni arrivano la prossima settimana, quindi dovrò tornare da queste parti. Intanto vi faccio vedere un po'. Qui c'è un club, questo si chiama Annabelle, e la facciata cambia a seconda della stagione. Adesso sembra una casetta di pan di zenzero. Ora siamo dalle parti di Piccadilly perché voglio andare da Fortnum & Mason a comprare un po' di cosine tradizionali inglesi per Natale, insomma, sempre cose mangerecce. Quindi questo è il giretto così perlustrativo. Qui questa è una bella profumeria, si chiama Santa Maria Novella, sono tutte cose italiane. E niente, siamo qui da Fortnum. Le vetrine sono bellissime, c'è un sacco di gente che si accalca, poi ve le faccio vedere bene. Adesso io mi faccio così largo tra la folla, vedete quanta gente c'è, e cerco di entrare. Qui c'è l'ingresso, qui dove ci sono tutte le palline, ecco qua c'è l'ingresso, entriamo. E dentro c'è questo allestimento stellare. Guardate, ci sono tanti piani, il piano più affollato è quello della pasticceria, poi sotto delle cose gourmet. Quindi io mi faccio un giretto e vado a comprare quello che mi serve. Adesso vi faccio vedere le vetrine. Praticamente il tema di quest'anno è il sogno degli animaletti. Vedete, sono tutti animaletti che sognano. Qui c'è un pettirosso. Il pettirosso sogna questi dolci. Ed è bello perché appunto le vetrine sono animate. Questo qua è il sogno del gufo. Vedete? Mi è difficile farvi vedere tutto nei minimi particolari perché, come vi dicevo prima, c'è un sacco di gente che si affolla, quindi questo è il sogno del piccione. Questo è il sogno qui del porcospino, è bellissimo, questo con i bastoncini di zucchero, questi lecca-lecca che si muovono. Andiamo avanti, questo invece è il sogno degli scoiattoli, vedete lo scoiattolino, tutte le noci e poi sono tutti i dolci, insomma tutti i cibi tradizionali di Natale. Qua c'è il leprotto, ci sono le carote, ci sono tutti questi vegetali, qua invece c'è dello champagne e non so, questo mi sa che è il ghiro. E poi c'è questa qui corsa di persone vestite da Babbo Natale, quindi faccio un ultimo giretto e sto andando verso l'automobile, vi faccio vedere le decorazioni di Natale. C'è tantissima gente in giro, tutti a fare compere natalizie. E qua sono in macchina, in auto. E faccio vedere insomma un po' il centro di Londra, questi Piccadilly, e poi più avanti vi farò vedere Trafalgar,
E poi me ne torno a casa, quindi vi lascio con queste immagini e ci vediamo a casa per fare uno svuota la spesa, vi faccio vedere quello che ho comprato. Sono tornata a casa e adesso vi faccio vedere tutto quello che ho comprato. Svuoto la spesa con voi. Adesso vi faccio vedere cosa ho comprato da Italy e anche al supermercato. Vabbè. Questo qui l'ho preso al supermercato ed è, sono le patatine alle salsicce, ai pigs in blanket. Poi qui cosa altro c'è? Vediamo un po'. Ci sono i panini per gli hot dog, che ho comprato sempre al supermercato, non da Italy. Poi ci sono le banane, prese sempre al supermercato. Invece da Italy, vedete, qua c'è il panettone, questo qua milanese classico, 1 kg di galup, non so. Comunque, eccolo qua, bella la confezione, ci piace. Al supermercato ho preso l'insalatina mista. Un altro panettone preso da Italy, eccolo qua, questo è l'amaretto, l'ho preso io perché mi piace l'amaretto e quindi voglio provare questo panettone all'amaretto, chissà come sarà, la marca non la so, non la conosco, amaretto di Saronno, panettone all'amaretto, non si sa, la marca è Lazzaroni, quindi di Lazzaroni. Allora, poi cos'altro c'è in questa bustina? Un vino. Abbiamo preso questo vino bianco, Marina Svedic Trebbiano, riserva. E poi una confezione di pasta fresca Artusi. Sono dei bigoli al torchio, ancora qua. E ancora cos'altro? C'è una marmellatina, questo è una, sono delle cipolline confit per il formaggio. E poi l'ultima cosa è il panforte, dolce tipico di Siena. Ed ecco qua, quindi questa è la spesa da Italy e al supermercato. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso da Fortuna, appunto, il giretto che abbiamo fatto si è concluso con questa confezione di mince pies, di tortine natalizie di Fortuna, perché da Fortuna tutte le cose sono piuttosto gourmet. Poi ho preso questi che sono i biscotti al rum, coperti di cioccolato, biscotti di Natale, poi cos'altro c'è? I cracker, questi sono i cracker al burro per il formaggio, insomma, farci le tartine, e infatti ho preso anche il formaggio, eccolo qua, vedete che bella la confezione, è di ceramica ed è un formaggio Stilton, c'è qui dentro. Poi ho preso questo che è la marmellatina alle mele cotogne da mettere sul formaggio. E in ultimo, infine, i cioccolatini allo champagne, che sono delle praline allo champagne, dicono che sono buonissime, le devo provare. Ed ecco qua, questa è la mia spesuccia. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao ciao!